Orte Monaco 2014, quinta edizione, Emotions of the World, è qui presente con un proprio stand e con i propri artisti. Siamo contenti di aver intervistato diversi artisti, anche critici d'arte e anche, diciamo, lo stesso direttore artistico di Art Monaco 2014, Ionesco Rodriguez. Stasera abbiamo la presenza di Brigitte von Humboldt, che è una delle nostre artiste presenti in, nello stand di Emotions of the World, e chiediamo chi è Brigitte. First of all, we would like to know who is Brigitte as artist, as woman. Yeah, my name is Brigitte von Humboldt. I am German, but I choose for my living Portugal. I'm living in Portugal since 35 years and I love it, as it is a wonderful free country with a wonderful feeling of freedom by seeing always the sea from every place of the land, and a wonderful air, a wonderful light in the sky, which is important for a lot of artists who live there. I am also making part of a association of artists in Portugal, which is called Algarve Artist Network, who work together, who expose together, and I'm very happy to live there. Me as a painter, I am a traditional painter. I had a traditional education, that means I have been educated by Arts Academy in Germany, Arts Academy of Mainz, and I was also a teacher of arts for a long time, but then I quitted that for just dedicate me to painting. I'm an abstract painter because I love colors and I love forms, and I think there is a infinite field for us painters in this kind of art, in this just playing with colors and forms and inventing. There's a lot of invention in it, and I mean painting in a informal way means concentration and means spontaneity in the same time. So I don't know what you want to know more, but it's okay. And I wanted to say that I love the program of Emotions of the World, because they try to put together many painters from many parts of the world, and they are not anxious to have emotions, because in nowadays in arts, emotions is a little bit difficult campo. I don't know the word in English, but they don't have any fear from emotions, and I think emotions is very important for us, because who can paint without passion? And passion is an emotion which is very important for painting. Okay? L'artista si è presentata, Brigitte von Humboldt, sono tedesca ma vivo in Portogallo, ci dice, e ho una passione per questo paese, vivo da 35 anni e apprezzo di questo paese la libertà che si respira, l'aria che si respira, il fatto che si veda il mare da ogni angolo della città, e questo è molto importante, dice, per un artista, perché ci aiuta a ispirare,
arrivarci è anche l'aria che si vive, che si respira, e quindi questa è anche una grande fonte di ispirazione. Ha avuto un'istruzione artistica per un periodo in Germania, per un periodo è stata anche insegnante di storia dell'arte, poi però ha smesso perché ha voluto dedicarsi interamente all'arte, da pittrice, creando semplicemente, non più insegnando. In Portogallo ha anche fa parte di un'associazione. Al contempo è appunto qui alla Art Monaco 2014, Art Monaco insieme ad Emotion of the World, e dice che è una grande per lei emozione, una grande ha una grande importanza far parte di questa associazione, in quanto appunto le emozioni ne fanno da padrona, sono emozioni che fanno sì che tutti gli artisti che ci fanno che compongono questa associazione, che vi partecipano, sono uniti proprio da questa passione per l'arte, perché dice senza passione, senza emozioni non si può creare, non si può fare arte. Lei è una astrattista, una pittrice che fa quadri astratti, ama colori e forme e crede che per i pittori ci siano infiniti campi, infiniti fonti di ispirazione, per questo le piace creare quadri astratti, ma con grande vivacità e grandi colori. Bene, e qual è l'opera con la quale sei qui presente come artista in Emotions of the World, e che cosa pensi di Art Monaco 2014? Which paint did you bring here to Art Monaco, and what do you think about this art fair? Okay, I brought a diptych which is called Saris, which is a result of one of my journeys to India. And what I think of this event, I think it's wonderful, it's great, it's a really nice international show, and I'm very happy to participate. Did you take the title of the painting? Could I ask you in the title? Saris, and close, very good. Io ho portato all'Art Monaco 2014 un quadro che si intitola Saris, che è una tipica veste indiana, è frutto di un mio viaggio fatto in India, che ho trovato entusiasmante, molto, molto bello, e mi ha lasciato delle grandi emozioni che ho voluto riprodurre nella mia tela. Credo che questa rassegna di Art Monaco sia davvero una grande possibilità, e sono molto felice di farvi parte. Thank you very much.